Festival. Voi sapete di che cosa si tratta, è vero, nel frattempo è scoppiata la primavera, che è una bellissima cosa, soprattutto per voi giovani, e la primavera vuol dire che ci si avvicina alla fine di maggio, e alla fine di maggio abbiamo questa quinta edizione del nostro festival. Molti di voi, alcuni di voi sicuramente saranno fra i volontari che ci aiuteranno ad accogliere gli ospiti, ad accogliere i conferenzieri, ad accogliere tutte le persone che verranno a Pistoia per questo evento. Fin da ora li ringrazio di cuore e sono sicuro che riusciranno, come nelle altre edizioni, a rappresentare il volto fresco, bello, giovanile, sorridente del nostro territorio e della nostra città. Voi sapete il tema di quest'anno è la condividere il mondo, la condivisione. L'abbiamo già vista sotto un paio di aspetti, le sfaccettature di questo argomento sono molteplici, c'è una condivisione che è quasi obbligatoria, oggettiva, alla quale non ci possiamo sottrarre, c'è una condivisione invece volontaria che ci coinvolge perché diciamo siamo disponibili a condividere con altri alcuni aspetti e alcuni profili della nostra vita. Non sta a me fare la conferenza è del professor Aime, che ci parlerà di questo aspetto, di questo problema così coinvolgente e interessante sotto un profilo nuovo, nato dal progresso scientifico e tecnologico, cioè la rete online e offline. La parola al professor Aime, ma prima forse Giulia Covoli vuole aggiungere qualcosa. Grazie. Buongiorno, io mi chiamo Giulia Covoli, sono la direttrice del Festival Dialoghi sull'Uomo. Voglio ringraziarvi di essere qui, voglio ringraziare in modo particolare gli insegnanti che sono qui con voi. Riflettevamo con il professor Aime poco fa che in questi 5 anni questo percorso che abbiamo fatto con voi è un percorso che è molto cresciuto. Siamo sempre al Teatro Manzoni perché il Teatro Bolognini è troppo piccolo, siete sempre di più e per noi è molto importante perché, come sapete, il festival Dialoghi sull'Uomo è un festival dedicato all'antropologia contemporanea, all'antropologia culturale. Allora, questi incontri servono con professori come il professor Aime, che insegna antropologia culturale all'Università di Genova e che è anche consulente del festival, per spiegarvi cos'è l'antropologia e qual è il punto di vista di un antropologo. Oggi si parlerà appunto di condivisione sulla rete, sul web e nella vita normale e quindi ecco l'importanza di questa angolatura dal punto di vista dell'antropologo. Vi dico solo una piccola cosa, i dialoghi, come ha ricordato il professor Paci, si svolgono a fine maggio, 23, 24 e 25 maggio. Un weekend di incontri, di conferenze, ma anche di spettacoli, di concerti. Spero di vedervi durante quel weekend. Sta a voi decidere se vorrete venire a sentire delle conferenze come pubblico, esattamente come oggi, o se invece vorrete, e spero che sarete molti, partecipare come volontari. In questo caso, se vorrete partecipare come volontari, è molto semplice, lo dovete dire alla vostra insegnante e sul nostro sito poi si trova tutte le modalità per iscriversi. È un bel modo, molto molto interessante, molto divertente, per entrare in un grande evento che porta ad essere, porta Pistoia a diventare, come dire, il centro culturale per un weekend d'Italia. Arriveranno da tutta Italia e anche dall'estero intellettuali, personaggi famosi, verranno moltissime persone e se voi volete contribuire come volontari noi ne siamo felici. Grazie, ciao. Bene, buongiorno a tutti, grazie al professor Paci e Giulia Covoli per il saluto, siete tantissimi, quindi grazie per essere qui, anche se vi hanno obbligati però, e salutiamo anche, so che c'è, deve essere qualche classe da Roma in collegamento, che poi potranno fare domande, quindi salutiamo anche i vostri compagni. Bene, diceva Giulia prima che
a maggio ci sarà questa quinta edizione del Festival dell'Antropologia e l'antropologia soprattutto, ecco, ve lo dico già fin d'ora, ecco, non serve tanto poi a dare spiegazioni, serve molto a instillare dubbi e a stimolare un modo di ragionare diverso da quello dominante, quello diciamo più conformista. Quindi anche oggi, ecco, vedete, spesso io porrò delle domande più che dare delle risposte, ma questo servirà poi perché ragioniate con le vostre teste. Ora, tradizionalmente l'immagine che si ha degli antropologi è di gente che va in luoghi sperduti del mondo a vivere tra i cannibali, tra i selvaggi, no? Una specie di Indiana Jones, così. Ora, non è sempre così, anche perché se uno si dovrebbe chiedere cosa ci fa un antropologo qua a parlarci del web. Beh, in realtà se l'antropologia classica, quella di inizi, in effetti era lo studio delle società altre, cioè quelle diverse dalla nostra, il mondo occidentale, che in genere era studiato più dai sociologi, gli antropologi andavano a occuparsi di quegli angoli di mondo, quelli che un grande antropologo come Claude Lévi-Strauss aveva definito un po' le spazzature della storia, no? Quei posti dove sembra non sia passata la grande storia, le grandi civiltà, le piccole tribù, i piccoli villaggi. Così inizia l'antropologia, però passato un secolo dai primi antropologi, un secolo abbondante, l'antropologia nasce alla fine dell'Ottocento e cambiano le società, cambiano i rapporti tra le diverse parti del mondo, c'è una quella che oggi chiamiamo globalizzazione, e anche gli antropologi si adattano alla nuova realtà. Quindi non solo studiare negli angoli sperduti di mondo, ma perché invece non studiare gruppi, comunità anche qui da noi e vedere come ci siano delle nuove forme di organizzazione. Solo per dire due parole, ecco, di che cosa si occupa l'antropologia. Antropologia nel nome è molto presuntuosa. Antropos, uomo, logos, la parola, lo studio dell'uomo. In realtà un sacco di discipline si occupano dell'uomo. La storia studia l'uomo, la filosofia studia l'uomo, ma anche la medicina studia l'uomo in fondo. La maggior parte delle discipline, delle materie studiano l'uomo. Allora forse bisognerebbe metterlo al plurale. Lo studio degli uomini. O ancora meglio sarebbe, bisognerebbe dire, lo studio di quello che c'è tra gli esseri umani, cioè le relazioni. L'antropologia si occupa del modo in cui gli esseri umani organizzano le relazioni tra di loro. Perché? Perché noi esseri umani siamo animali sociali. Lo siamo perché abbiamo bisogno di esserlo. Abbiamo bisogno di creare delle comunità, delle società. E poi adesso vedremo come questo poi si trasforma. Perché? Perché siamo, come animali, animali che non funzionano così come sono. Se voi pensate, qualunque cucciolo di animale dopo poche settimane è in grado di fare tutto ciò che gli serve per sopravvivere. Non solo, ma nasce dotato di tutto quello che gli serve. Se nasce in clima freddo è dotato di pelliccia, se nasce in clima caldo è dotato di pelo corto, magari ha una gobba per fare scorta d'acqua, se nasce pesce avrà le squame. Pensate noi quando nasciamo. Non abbiamo la pelliccia quando fa freddo, non sappiamo nuotare se non dopo che abbiamo fatto un corso, non abbiamo zanne, non vogliamo, come progetto non siamo riusciti un granché, no? Siamo un progetto a cui manca qualcosa, quel qualcosa che ci manca è quello che poi chiamiamo cultura o culture, per mettere al plurale, e le culture nascono proprio dal fatto di stabilire relazioni con gli altri. Però stabilire relazioni con gli altri lo si può fare in molti modi,
no? Non a caso, per esempio, i manuali di antropologia hanno spesso all'inizio un grosso capitolo sugli studi di parentela. Perché questo? Perché non esiste una società al mondo che non abbia organizzato la parentela, la famiglia, la parentela, ma lo si è fatto in centinaia di modi diversi. Ognuno poi la fa come vuole. Il concetto di parentela l'hanno sviluppato tutti, ma abbiamo diversi modelli di famiglia, di filiazione, di rapporti tra nipoti e altre cose. Questo, ecco, per dirvi come, ecco, l'antropologia va a studiare le relazioni. Però queste relazioni, questo modello di relazioni, non è che una volta stabilito rimane così nel tempo, ma si sviluppa, si trasforma. Perché? Perché si trasformano anche le condizioni che stanno attorno. Più di 50 anni fa, negli anni 60, un grande studioso canadese che si chiamava Marshall McLuhan, studioso soprattutto di comunicazione, di fenomeni di comunicazione, formulò un'espressione che oggi risuona quanto mai profetica, no? Questa espressione probabilmente l'avrete già sentita nominare, è villaggio globale, no? Villaggio globale sembra un ossimoro, no? Sono due parole che si contraddicono. Il villaggio, che cos'è? È una piccola comunità insediata in un territorio di poche persone. Globale è quasi un controsenso. Cosa voleva dire? E siamo negli anni 60, quindi ben lontani dal prevedere l'avvento della rete. Ma McLuhan diceva, attenzione, con lo sviluppo delle comunicazioni, tutto il pianeta diventerà simile a un villaggio. In che senso simile? Il villaggio, il piccolo borgo, è quella comunità in cui tutto si sa, tutti sanno gli affari di tutti, no? Il famoso proverbio, no? Il paese piccolo, la gente mormora. Ecco, tutti sanno gli affari di tutti, le notizie circolano veloci, tutti si conoscono, hanno una qualche relazione tra di loro, tutti sono legati in qualche modo tra di loro. Piccola realtà, così. Ecco, la rapidità dello sviluppo delle comunicazioni, e questa è stata la grande intuizione di Marshall McLuhan, ci porterà a essere come un enorme villaggio, no? E la riprova di questa sua intuizione forse l'abbiamo avuto, o almeno l'abbiamo percepita, voi siete più giovani, quindi no, ma quelli meno diversamente giovani, per non dire vecchi, l'hanno percepita nel momento in cui c'è stato un evento che ha segnato proprio forse addirittura l'inizio del cosiddetto terzo millennio, ed è l'11 settembre 2001, quando due aerei si schiantano contro le famose Torri Gemelle di New York. Perché? Perché anche in Italia chi era a casa in quel momento e magari aveva la TV accesa ha visto in diretta il secondo aereo schiantarsi, cioè l'attentato, la seconda parte dell'attentato l'ha vista in diretta. Cioè forse era la prima volta in cui tutto il mondo vedeva nello stesso momento in cui accadeva un episodio così drammatico, esattamente come se fosse successo nella piazza del piccolo villaggio. Tutto il mondo era collegato, perché tra il primo e il secondo aereo sono passati circa 20 minuti e in 20 minuti le TV di New York erano riuscite a collegarsi, ovviamente interrompendo trasmissioni in tutto il mondo, e questo evento l'abbiamo vissuto, chi era a casa davanti alla televisione l'ha vissuto in diretta. Ecco, questa era la prova che il villaggio globale era stato realizzato. E oggi il web, la rete, ha fatto sì che si creino nuove forme di aggregazione, e questo lo sapete molto meglio voi di me. Voi in che anno siete nati? Nel 96. Ecco, quindi siete quasi
dei nativi digitali, no? In genere c'è questa espressione, no? Nativi digitali sarebbero quelli che sono già nati nell'epoca della rete di internet. Dico l'avete mancata di poco, perché in realtà nel 96 c'era già la rete. La grossa diffusione del web in Italia è 2000-2002 che comincia la grossa diffusione, quindi lo siete a tanti. Quelli nati prima vengono chiamati migranti digitali, nel senso che sono arrivati a usare la rete già a una certa età, no? Quindi una diversa abitudine a convivenza. Dicevo, ecco, che la rete ha dato possibilità di aggregarsi e di condividere, come diceva poi il professor Paci, e adesso vedremo la differenza, perché è curioso come la rete, pur essendo strumento nuovo, giovane e innovativo, utilizzi poi delle terminologie che sono tipiche, diciamo, della antropologia o della sociologia classica e non ne abbia forse ancora coniate di nuovo. Per esempio, un termine che trovate spesso in rete è community, no? Community, comunità. Però comunità, il termine comunità ha una storia. Che cos'era tradizionalmente la comunità? Ecco, come se lo immagina uno la comunità? La comunità è un piccolo insieme di persone, il villaggio è una comunità, e che condividono, per esempio, uno spazio comune, cioè vivono in uno spazio condiviso, no? Ecco, pensate, questo è già uno dei punti, io ve lo butto lì, ve li butto giù un po' così, poi tiriamo le file. La comunità, il termine comunità viene applicato ai piccoli gruppi, piccoli villaggi o piccole popolazioni, anche di più villaggi, che condividono prima di tutto un territorio. La rete non ha territorio. Quindi una comunità, chiamiamo community quella in rete, per usiamo l'inglese così non facciamo, stiamo lì a spiegare tutto. Una community online invece di per sé non ha territorio, nulla è più deterritorializzato, mi è venuta bene, della rete. Non sappiamo dov'è la rete, dove sono quelli che imparano. In teoria tutto il mondo è in questo grosso villaggio. Quindi noi usiamo un termine che storicamente aveva un significato e oggi ne ha uno diverso, per esempio sul piano della condivisione dello spazio. Noi possiamo aggregarci, far parte di una community senza condividere uno spazio. E questa è un'innovazione che prima non era possibile. Prima dovevo parlare. Tant'è vero che le comunità tradizionali venivano definite dai sociologi, dagli antropologi, come quelle comunità dove i rapporti sono, si usa un'espressione in inglese, face to face, faccia a faccia, appunto, contatto diretto, io so chi sono tutti gli altri, li conosco, ecco, di vista. Altra differenza che invece in una community posso anche avere contatti con persone con cui non ho un contatto diretto, face to face, no? E anche la dimensione cambia, perché se la comunità, io con quante persone posso avere rapporti faccia a faccia? Beh, non con centinaia, diverse centinaia o migliaia, è difficile, cioè, io non so, ma ognuno di voi quanti amici ha, amici che frequenta, stiamo parlando nell'ordine di decine. Mentre invece oggi si possono avere 5.000 amici su Facebook, poi la domenica magari non sai con chi uscire, però puoi averli senza per forza incontrarli. Quindi cambia totalmente la dimensione, non essendoci il vincolo della vicinanza spaziale, beh, la nuova comunità si configura in uno spazio online che è indefinito. La rete di per sé non ha definizioni spaziali. Premetto, ecco, che avevamo voluto specificare come comunità online e offline, apro una parentesi, perché spesso si sente usare virtuale e reale, no? A me non piace, perché
perché virtuale ci dà l'idea di qualcosa che non esiste, di intangibile, reale invece di qualcosa bello materiale. Attenzione, la realtà è fatta di come noi la percepiamo, e noi la percepiamo a seconda della nostra cultura, della nostra storia, delle nostre relazioni, del momento in cui viviamo. Non è che la realtà sia un dato oggettivo. Ci sono alcuni dati oggettivi, ma noi la realtà la percepiamo a seconda di come noi, con quali occhiali culturali, sociali, ma anche individuali, leggiamo la realtà. Tant'è vero che su stessi fatti possiamo avere opinioni diverse. E allora cosa vuol dire? Che se sullo stesso fatto abbiamo opinioni diverse, vuol dire che quel fatto lo leggiamo in modo diverso. E allora dov'è reale? Allora attenzione. E virtuale vuol dire che non esiste? Quante cose sono virtuali pur esistono? Beh, gran parte dell'arte è virtuale. Una poesia è virtuale. Eppure la poesia esiste. Ci può piacere o non piacere. Una canzone è virtuale, eppure esiste. Ecco, quindi online e offline restituisce un po' meglio il senso. Perché reale e virtuale poi fa sempre pensare che è reale un po' meglio. Attenzione. Cosa vuol dire reale? Forse realistico sarebbe meglio, ma reale non vuol dire che sia un dato oggettivo. La stessa realtà la giudichiamo diversamente anche in età diverse, perché abbiamo strumenti diversi. Quindi, per farvi un esempio, ecco, che si studia antropologia, la percezione come possa cambiare da cultura a cultura. Sono stati fatti degli studi in cui si fa vedere a individui di cultura diversa una foto, la stessa foto, con una piazza con dentro 100 persone, per ipotesi. Per un inglese è affollatissima, per un arabo è vuota. Eppure la realtà ci dice che sono 100 persone. Ma qual è la realtà percepita? E sono tante o poche? Beh, dipende da dove io vivo, qual è la mia idea di vuoto o affollato. Tornando a noi, ecco, dicevo, quindi le comunità offline si configurano come territoriali e come basate su una frequentazione individuale, che prevede che cosa anche l'incontro individuale? Una certa forma di empatia, nel senso che quando incontro una persona, ne vedo non solo la figura o ascolto le sue parole, ma il tono di voce, capisco se è agitata, se è un po' giù di morale, no? Ci sono queste percezioni che tutti noi viviamo tutti i giorni, incontriamo un amico, dici, boh, lo vedi, è un po' giù, oppure particolarmente allegro, si vede che è andata bene qualcosa, no? Quando poi trasferiamo lo stesso tipo di relazione in una comunità online, questo in prima battuta ci viene meno, a meno che non siamo collegati col video o altre cose, ma spesso nella comunicazione non c'è. E allora, infatti, come si sopperisce? Lo sapete meglio voi di me. Con le faccine, con gli emoticon, ecco. Le faccine, in fondo, se ci pensate, che cosa sono? Sono una sorta di supplenza, ecco, di sostituzione di quella percezione emotiva, sensoriale, che viene meno e che viene in qualche modo recuperata attraverso un nuovo linguaggio. Le emozioni, infatti, non a caso si chiamerebbero emoticon, quindi dovrebbero trasmettere delle emozioni, no? E quando parliamo di community online, parliamo per esempio dai social networks come Facebook, Twitter o altre forme di anche aggregazione. Uno può partecipare a forum tematici e sicuramente il fatto di avere un contatto così ampio fa sì che la rete diventi un terreno dove si possano condividere delle cose, dei saperi.
Vi faccio un esempio, uno degli esempi più, forse noto, diciamo, non dico più importante, più noto di condivisione è Wikipedia. Credo che la conosciate tutti, figurati, quando ce la fa una ricerca, primo posto dove andate, Wikipedia, no? Lo sappiamo tutti, anch'io, non è che... Però, ecco, perché Wikipedia è un fenomeno interessante? E poi al di là dei giudizi che uno può dare. Perché Wikipedia nasce come progetto di collaborazione. Cioè, creare Jimmy Wales, che è il fondatore di questa piattaforma, che cosa si propone? Di creare dal basso un sapere condiviso. Guardate che Wikipedia forse è la più grossa associazione di volontariato del mondo. Perché su Wikipedia ci scrivono persone che lo fanno non per guadagno, ma per il gusto di partecipare a creare un sapere condiviso. E dirò di più, ecco, io non ho nulla in contrario contro Wikipedia, alcuni miei colleghi all'università invece la detestano. Io dico sempre agli studenti, usate quell'inglese. Sono stati fatti esperimenti dalla rivista americana Science, una delle bibbie degli scienziati, confrontando Wikipedia inglese con l'enciclopedia britannica, una delle più autorevoli enciclopedie tradizionali, è stato rilevato lo stesso numero di inesattezze, molto poche. È stato fatto un ulteriore esperimento, introdurre in alcune voci di Wikipedia delle evidenti cavolate. Nell'arco di 24 ore venivano corrette. Quindi c'è un ferreo controllo. Perché quella inglese, dicevo, non perché c'è una super, perché quella inglese ha un bacino di utenti, di lettori e di contributori enorme. Tutto il mondo anglofono più tutti quelli che leggono l'inglese. E quindi è molto più ben fatta ed è molto più controllata. Però ecco, pensate, se questo non è un'opera di condivisione, ecco, col lavoro di tantissimi, di decine di migliaia di studiosi di vario genere, si è creata un'enciclopedia gratuita, fruibile da tutti, aggiornabile, aggiornata, che ha un valore rilevante. Ecco, quindi questo. Altro elemento, per esempio, di condivisione. Vi sarà sicuramente capitato, per esempio, di avere qualche problema di software, qualche cosa che si incricca, qualche programma, no? Ecco, basta mettere su Google il problema e c'è uno nel mondo che ve l'ha risolto. Dite se non è vero, no? Cioè, Salvatore Aranzulla risolve tutti, cioè, il sito di Aranzulla risolve tutti. Cioè, c'è sempre qualcuno che ha risolto. Ecco, voi pensate, perché io dovrei prendermi la briga di andare a spiegare a uno che non conosco, che sta dall'altra parte d'Italia, come risolvere un problema, se non per uno spirito di condivisione, perché poi magari un giorno potrà anche tornare utile a me, perché no? Però sia i forum tematici servono anche a mettere in comune i problemi e a risolverli mettendo assieme. Quindi si può fare domande sul software, ma anche su altre cose, ecco. Io avevo un amico che aveva una vecchissima Kawasaki, non trovava la marmitta, ecco, girando in rete ha trovato uno che aveva quella marmitta che serviva a lui, ecco, quindi anche qui nei forum della Kawasaki c'era questo. Pensiamo anche a una condivisione anche molto democratica di giudizi, per esempio su siti TripAdvisor o altri. Se voi dovete cercare, che ne so, un bed and breakfast, un hotel in qualche città, voi andate e ci sono in questi siti il giudizio dato dai visitatori precedenti, no? E beh, anche questo è un servizio. Se vedo che tutti lo stroncano, beh, forse evito di andarci. Se tutti ne parlano bene, cercherò di andarlo. Poi è vero che anche qui, come tutti i sistemi, poi c'è il difetto, perché quello del ristorante di fronte fa il giudizio cattivo su quello dall'altra parte della strada, ma per portarsi i clienti. Però statisticamente
diciamo che sono, sono dati che ci possono servire, no? Quindi c'è tutta una serie di informazioni che vengono messe in rete e quindi fruibili da tutto. Pensiamo a, al cosiddetto free software. Quanti di voi hanno Mozilla? Tantissimi, alcuni hanno Mozilla, o OpenOffice, per esempio, Skype, o altri software che usiamo quotidianamente e che abbiamo scaricato legalmente, all'illegale ci arriviamo dopo, legalmente dalla rete. Come nascono i free software? Nascono dal contributo di, in questo caso, di specialisti, perché bisogna saper usare il linguaggio macchina e programmazione, che assieme in parti diverse del mondo collaborano a, a realizzare queste, questi programmi. Sapete che il Firefox, il browser di Mozilla, è il software che ha il maggior numero di contributori al mondo, e cioè quello che la cui realizzazione è dovuta al maggior numero di programmatori ed è continuamente aggiornato. Il tutto con un lavoro volontario e gratuito che permette a tutti noi di usare questi programmi senza spendere una lira e quindi di condividere anche, anche questa tecnologia. Quindi vedete come anche questo, questo elemento è importante. E veniamo poi a un'altra forma che, dunque, condivisione in inglese si traduce con sharing. Se vi dico sharing, andiamo subito al file sharing. E il file sharing è soprattutto dominato da una condivisione di che cosa? Di file musicali, no? Che qui non possiamo dirlo ufficialmente, ma tutti scarichiamo illegalmente. Bene. Ecco, guardate che la rete crea, ha creato dei nuovi problemi, ma problemi nel senso di, anche di analisi. Perché se vogliamo, cerco, quando avevo io la vostra età, c'era un file sharing, non si poteva dire sharing, poteva dire un record sharing, cioè in classe allora c'erano i 33 giri di vinile, che adesso sono tornati di moda, che fa molto vintage. Uno in classe comprava il disco e poi tutti lo registravano sulla cassetta. Quando ti tornava quel disco era inascoltabile, perché altre 30 persone le avevano passato con la puntina, il solco era demolito, però in fondo era già una forma di pirateria. Uno lo pagava e 30 lo ascoltavano, no? Il problema era che quel disco rimaneva l'unico e il proprietario ce l'aveva rovinato. Cosa cambia invece con la trasformazione e l'immaterialità della musica? Perché pensate, dal disco vinile si passa al CD e poi si passa all'MP3. L'MP3 non ha più un supporto materiale. L'MP3 è un dato virtuale, magnetico in questo caso è virtuale. Bene, qual è la differenza? Che io posso condividere i miei file con voi altri senza perderli e senza neanche che mi si rovinino. E guardate che il file può essere pensato, ho letto, visto un po', secondo una massima di un grande drammaturgo inglese, George Bernard Shaw, no, il quale disse una frase una volta: se io ho una mela e lei ha una mela e ce le scambiamo, abbiamo una mela a testa. Se io ho un'idea e lei ha un'idea e ce le scambiamo, abbiamo due idee a testa. Ecco, i file funzionano come le idee in qualche modo. Possiamo condividerli perché si possono moltiplicare, come i pani e i pesci, ecco, sono i file. No? Quindi il file sharing è un meccanismo curioso di far circolare la musica, adesso lasciamo spendere gli aspetti legali, ma senza perderlo, no? E diventa elemento anche qua di scambio e di circolazione. Per arrivare a, sono verso conclusioni, perché poi invece se avete voi delle domande forse anche più interessante,
Ecco, il problema è, spesso si sente dire, soprattutto da quelli di generazioni più grandi, no? Però questi giovani passano troppo tempo in rete, queste cose su Facebook, questi siti, ma la realtà è un'altra cosa. Ecco, ora è chiaro che ci sono delle diversità tra un legame faccia a faccia e un legame online. Però sicuramente se il legame rimane solo online è un legame debole. Può essere qualcuno con cui magari chiacchiero, scherzo persone, però non condivido fino in fondo anche la parte materiale che è in noi. Però se noi ci riflettiamo è un po' anche un errore di lettura dividere così nettamente l'online dall'offline. Perché sarebbe un po' come pensare che ci siano persone che vivono solo online o persone che vivono solo offline. Ora, persone che vivono solo offline, qualcuno c'è ancora. E fino a prima della rete tutti vivevamo offline. Però non sapevamo che c'era e andavamo bene così. Ma oggi quasi tutti in qualche modo sono connessi, chi più chi meno, e se escludiamo magari poi proprio i più anziani, che sono, ma ormai la rete fa parte delle nostre esistenze. Se vogliamo vedere che cosa danno al cinema, cosa c'è alla TV stasera, andiamo tutti in rete, non andiamo più a cercare l'ultima pagina del quotidiano. Se vogliamo vedere un orario di un treno, andiamo in rete a vederlo. Ecco, se abbiamo bisogno di informazioni o vedere qual è il percorso per far arrivare nella località dove devo andare, vado su Google Maps e qualunque cosa posso vederlo. YouTube mi mette a disposizione un archivio immenso di immagini che prima mi sognavo. E per esempio, e qui sfondo una porta aperta perché gioco sul vostro terreno, gioco fuori casa, però so benissimo, parlando anche con i miei studenti che hanno poco più qualche anno più di noi all'università, vedo che sempre meno i giovani guardano la televisione, ma sempre di più ci si costruisce un proprio palinsesto attraverso la rete, cioè scelgo che cosa andare a vedere, non subisco passivamente che cosa mi trasmette la TV, ma mi posso creare un mio. Dicevo però appunto che nessuno vive totalmente offline, nessuno vive totalmente online. Se ve lo dico per curiosità, se facciamo eccezione di alcuni casi che però sono diventati delle patologie, non so se qualcuno di voi ha mai sentito il termine ikikomori. Ikikomori, nessuno ha mai sentito. È un termine giapponese che definisce, adesso non scherzo, è diventata davvero, la studiano gli psichiatri, di persone che hanno, soprattutto adolescenti, ma anche adulti, che hanno scelto di isolarsi dal mondo, tra l'altro devono anche essere persone abbienti perché non lavorano più e niente, vivono, si chiudono in casa e fanno la spesa, il cibo online, hanno relazioni online, non comunicano più con nessuno, se non attraverso la rete. Ci sono persone che sono state 5-6 anni in questo modo. Però qui siamo, dicevo, a livello di malattia mentale, ecco, quindi altro caso. Allora, dicevo, invece, secondo me, l'errore è quello di separare nettamente, perché nessuno di noi vive totalmente online o totalmente offline. Le due cose convivono, tutti noi stiamo, chi più, chi meno, un po' in rete, usiamo la rete e però poi usciamo. E un esempio, per esempio, di come l'online e l'offline diventino complementare, l'abbiamo avuto in eventi molto recenti, per esempio le cosiddette primavere arabe, soprattutto quella egiziana. Il movimento di Piazza Tahrir, quello che è sceso, è nato in rete. La gente attraverso la rete ha cominciato a far circolare nuove idee, nuove proposte. Però attenzione, finché io circolo in rete, non sono percepibile.
E allora se io voglio tradurre questa mia, in questo caso, protesta, devo poi scendere in piazza, andare offline. Ma quella massa di persone, di giovani soprattutto, che sono scesi in piazza Tahrir a protestare contro il governo, beh, sono nate come gruppo, come community online, il che non ha impedito poi di tradursi in un'azione classica, ecco, di presenza, di manifestazione di piazza, addirittura si è arrivati agli scontri, purtroppo. Ecco, allora, oggi, per esempio, molti movimenti di vario genere, non solo di protesta, ma anche, però nascono da una circolazione di idee che ovviamente è molto più rapida online, che permette di aggregare persone anche distanti, che però magari condividono con te un'idea, un sogno, un'utopia, una speranza, e poi di tradurla in... successo qua. Vuol dire che ora di andare. Di tradurla in una realtà materiale come quella di una piazza, di una manifestazione, di un raduno, di un incontro, di un forum. Ci sono persone che hanno iniziato a chattare online e poi si sono fidanzati e sposati, ma per farlo hanno dovuto poi incontrarsi. Questo non esclude il fatto che oggi la rete sia anche un ottimo veicolo per conoscere partner, con i quali magari abbatte anche un po' le barriere di timidezza che uno ha offline e che quindi ci favorisce. Però ecco, cominciamo a ragionare, se vogliamo avere un'immagine un po' più concreta, ecco, che la pur essendoci differenze nette come la condivisione di un territorio o la non condivisione di un territorio, ma la condivisione invece magari di un'idea, di una passione, perché poi abbiamo siti o forum, non so, appunto, dei fan di Vasco Rossi, e che questo diventa un modo di creare un'altra forma di comunità in cui ci si possono scambiare pareri, file, emozioni, tutto quello che volete, ecco, quindi si possono creare, riconfigurare diversi tipi di aggregazioni e di relazioni che non hanno o hanno solo in maniera supplettiva magari, ecco, quell'empatia del contatto pratico, ma che queste non rimangono isolate, perché poi in qualche modo si va a vederlo il concerto di Ligabue e quindi ci si trova fisicamente spalla a spalla con gli altri a urlare, a battere le mani, a piangere, ecco, tutte queste cose. Quindi le due dimensioni non sono separate, ma finiscono per travasarsi un po' l'una nell'altra. Ecco, basta non cadere nel rischio, ecco, degli hikikomori, che è questo, però detto, siamo alla pazzia, e vabbè, di matti ce ne sono, ma la maggioranza non lo è. Allora, per chiudere col tema della condivisione, diciamo che grazie alla rete, beh, è diventato più importante e più centrale nelle nostre vite. Perché? Perché ha ampliato quel bacino di persone con le quali posso condividere. Se il vantaggio della comunità territoriale è quello di conoscere le persone, lo svantaggio è anche che però la circolazione di idee si limitava a quel gruppo piccolo. Oggi posso mettermi in contatto, condividere pensieri, file e altre cose con, in teoria, basta parlare lingue, con tutto il mondo. In realtà poi sappiamo benissimo che non è vero con tutto il mondo, perché bisognerebbe conoscere molte lingue, ma diciamo con un bacino molto più ampio di quello che tradizionalmente potevo avere nella comunità offline. Io mi fermerei qui, perché ho già parlato abbastanza. Se invece voi avete delle domande, ben volentieri, se posso, se riesco, rispondo. Grazie. C'è già una lì. Grazie.
domanda? Come funziona? Abbiamo un microfono? Se no faccio una cosa, vengo giù. Ah, viene su lei. Arrivo, eccoci qua. Diciamo. Ah, grazie. Dov'è? Ah, ce l'avete. Sì, sì, sì. Dai. La mia domanda è... Allora, prima lei ha detto che i suoi colleghi all'università criticano Wikipedia e volevo sapere su, cioè comunque sia una condivisione di cultura, e per quale motivo potrebbero criticare una cosa del genere? Ragazzi, ormai ti guardo. L'avete sentita la domanda? No? Allora, la domanda è, lei dice che io poi ho detto che alcuni colleghi all'università criticano Wikipedia o Wikipedia all'inglese. La domanda è perché la critico. Beh, allora, intanto, sai, ci sono le vecchie generazioni stentano ad adeguarsi alle nuove tecnologie. Tutti siamo invecchiando, diventiamo conservatori. È uno sforzo adeguarsi. C'è chi dice, boh, in fondo chiunque può scrivere su Wikipedia, no? Io in genere muovo un'obiezione. Allora, se tu critichi, perché non ci scrivi tu? Cioè, se tu sei un professore di una disciplina, contribuisci a questo. Ognuno nel suo piccolo, scrivilo tu. Pensi che quella voce non sia ben fatta, migliorala. E questo, se tutti lo facessimo, ognuno ovviamente, cioè io non posso andare a scrivere di biochimica, scriverei sulle cavolate, però se tutti contribuiamo a questo, beh, Wikipedia migliora. Quella inglese, vi dicevo, è ottima proprio perché un bacino più ampio e forse anche c'è un approccio diverso di mentalità, e se anche alcune voci sono scritte, io vi dico quelle dell'antropologia che vado a vedere, ma da eminenti professori di fama mondiale. Quindi se tutti contribuissimo, ecco, condividessimo il nostro sapere attraverso Wikipedia, beh, eviteremmo che poi lo studente che non ha gli strumenti critici usi una voce fatta male, visto che ti dà la possibilità, l'enciclopedia cartacea non ti dava questa possibilità, questo te la dà, correggila, lo puoi solo rifare laggiù. Che bello, faccio il presentatore. Sì. Prima lei ha parlato del... Ok, andiamo con calma. Va bene. Allora, ok. Lei prima ha parlato del file sharing, però l'ha appena accennato. Io vorrei sapere, da antropologo, cosa ne pensa lei? Qui andiamo sotto denuncia, lo sai, eh? Tutte e due. Tu sei minorenne, ma io no. No. Scherzo. Allora, il file sharing, ma file sharing inteso tutti i sensi, non solo musicali e altre cose, è un problema grosso su cui si sta discutendo a livello mondiale, perché, diciamo,
la diffusione in rete di materiali ha messo in crisi il vecchio concetto di diritto d'autore, no? Il diritto d'autore, vabbè, era legato a un'opera materiale, quella era il libro, ce ne sono tot copie o te le compro, vabbè, si poteva fotocopiare, ma c'era anche prima, ma poco. Beh, oggi però la diffusione e la facilità della duplicazione del file sharing, beh, metti in discussione, perché da un lato è ovvio che chi, l'autore che produce, cioè il musicista, ti dice: beh, io su questo ci devo vivere, se voi tutti lo scaricate, ecco. Poi adesso arrivo un attimo. Dall'altro uno dice: vabbè, se però io posso scaricarmelo gratis, perché... Anzi, l'obiezione che spesso viene fatta, soprattutto, ma lo sapete meglio di voi, i CD costano cari, troppo cari, e su questo sono d'accordo. Poi, in realtà, parlavo con un mio amico che è cantautore, Gianmaria Testa, mi diceva che, paradossalmente, questo discorso del file sharing non danneggia gli artisti, ma le case discografiche, perché in realtà molta gente che scarica poi va ai concerti, e quindi è una forma anche di pubblicità. Tant'è vero che oggi molti, soprattutto musicisti, mettono già gratuitamente alcuni dei loro brani gratuitamente. E, diciamo che è un discorso molto grosso, perché l'MP3 ha, paradossalmente, essendo il sistema più innovativo, ha portato la musica all'Ottocento. Spiego perché. Se voi pensate, prima nell'Ottocento, chi è che aveva la proprietà della musica? I musicisti. Se io volevo andare a sentire della musica, andavo in un teatro, in una piazza, in un posto dove c'erano dei musicisti che la suonavano, e davo soldi a loro, pagavo per loro. Poi arriva l'epoca del disco. E chi diventa proprietario dei diritti musicali? Non più l'artista, ma la casa discografica. Perché è la casa discografica che distribuisce il disco. Non solo seleziona chi farà o non farà il disco, perché devi riuscire a incidere un disco. Quindi c'è una, si crea un mercato musicale, in questo caso, che è filtrato, e il grosso del guadagno economico è sulla casa discografica. Gli autori prendono pochissimo, su un CD prendono il 5-6%. Oggi, se voi ci pensate, ma lo sapete benissimo, grazie all'MP3, grazie a YouTube, un qualunque gruppo di ragazzi giovani come voi può incidere dei pezzi, metterli online e, se piacciono, diventare avere accesso a un pubblico che vi può ascoltare gratuitamente, e quindi ritorna ai musicisti. Alcuni gruppi famosi, Coldplay e altro, hanno addirittura fatto ormai alcuni prodotti, si sono autoprodotti i loro album vendendo direttamente l'MP3 dal loro sito, quindi senza più nessun intermediario. La musica diventa quasi a chilometri zero, paradossalmente, ecco, non ci sono più i passaggi. Quindi, secondo me, su questo piano, ecco, è un ritorno alla proprietà musicale di chi la produce. Io ritengo che il file sharing però non danneggi la casa discografica, perché pensiamoci, le faccio un esempio: a me piacciono i Pink Floyd e l'ho conosciuti grazie al file sharing, ma se non ci fosse stato file sharing mai mi sarei sognato di comprare un loro album. Adesso che li conosco bene, dopo averli ascoltati con gli MP3 scaricati da internet, ho deciso di comprare i loro album. Quindi secondo me il file sharing è pubblicità gratuita, è totalmente pubblicità gratuita a favore della casa discografica. Per certi versi ti do ragione, perché... e non sono l'unico,
e guarda che questo vale anche non solo per la musica, ma posso dirti per i libri. Allora, una casa editrice, una piccola casa editrice militante, si chiama Stampa Alternativa di Viterbo, ha deciso per alcuni libri che erano stati pubblicati molti anni fa, di metterli scaricabili gratuitamente dal sito in OPDF o EPUB, formato leggibile, no? Bene, hanno scoperto che hanno aumentato le vendite del libro, cioè la gente si scarica il file PDF, se il libro gli piace, poi c'è l'affetto anche legato all'oggetto, per cui poi il libro ti piace averlo lì nello scaffale, come il CD ti piace averlo. Quindi si crea paradossalmente, un po' come il mettere i giornali online non ha fatto calare le vendite dei giornali, quindi c'è un effetto ciclico, è ovvio che è ancora tutto da regolamentare, però è vero. Altra cosa invece indispensabile, giustamente tu dicevi, per i Pink Floyd, ma pensiamo, ecco, anche per quanto riguarda i libri, oggi ci sono dei siti che, per esempio c'è un sito di medievistica che interessa, dove sono stati messi online, gente anche lì volontariamente, libri fuori catalogo, introvabili, che grazie a questo possono essere consultati, sono stati scannerizzati, tanto non ci sono più diritti d'autore, e messi online. Un testo magari importante che non trovi più perché le case editrici non lo ristampano, però lo puoi trovare gratuitamente online. Questo è un servizio molto importante. Lassù. Ah, una qui, arrivo, prima. Qua. Volevo sapere, questi nuovi mezzi di comunicazione, oltre che a limitare i rapporti umani fra le persone, perché naturalmente ci si parla attraverso uno schermo alla fine, non rischiano di diventare una sorta di controllo di massa? Allora, sul limitare i rapporti umani, ecco, ripeto che ho detto prima, se uno facesse solo quello, sì. Io spero che poi ogni tanto esci e vedi qualche amica, amico. Quindi a volte invece li incentiva i rapporti umani, cioè nel senso che si inizia così e poi ci si vede. Sulla seconda questione invece no, questo è un pericolo grosso, perché sappiamo benissimo che i social networks o altri forum sono anche dei collettori di informazioni su di noi, che poi possono determinare per esempio il mercato, l'offerta, la pubblicità. Questo sì, questo è un pericolo, e questo vale non solo per i social network o altre cose, che la rete è comunque un elemento attraverso il quale si possono capire i nostri gusti. Non so se vi è mai capitato, per esempio, siti, comprare libri online. Tu compri un libro e ti appare chi ha comprato questo ha scelto anche questo, no? Cioè ti suggeriscono, ti inducono, quindi come loro cercano di capire che tipo di lettore o fruitore di musica sei, no? Quindi questo però è lo stesso lavoro che avviene, sapete le tessere di fidelizzazione dei supermercati, quelle con cui si passa per accumulare punti. Allora, vabbè, loro ti dicono che coi punti avrai il premio, ma attraverso quello loro vedono che cosa compri e che tipo di consumatore sei, quindi mirano poi delle loro campagne su quello. Questo è l'altra faccia, ovviamente se ci si mette in gioco in un teatro così ampio come la rete, ci sta anche che gli altri poi ti guardino e ti controllino. Cioè, è proprio per questo che forse non vengono combattute le illegalità sulla rete, no? Perché si ha un concetto dell'illegalità materiale diverso da quello della rete, no? Perché forse conviene non combatterle anche. Forse anche quello, sicuramente, ecco, il concetto di diritto va ripensato totalmente, perché il concetto di diritto si è creato sopra un modello di produzione musicale, librale, letterario, che era quello ante web.
oggi va ripensato, ecco, vanno pensati anche i cosiddetti common share, cioè i modi di condividere altri, il nostro sapere, altre cose. Quindi la rete ci obbliga a riflettere, d'altronde vuol dire le leggi devono cambiare perché cambia la realtà, l'avevano già capito i latini, o tempo e o mores, quindi va ripensato. Probabilmente il fatto che dopo ormai molti anni questa cosa non sia stata invece fortemente battuta fa pensare, come dice, a sospettare, si fa peccato ma difficilmente si sbaglia, come dice Andreotti, che molto probabilmente ci sia dietro poi in fondo comunque un tornaconto, un po' come diceva. Ah, c'è il collegamento da Roma, poi c'era chi era, qualcuno là che aveva alzato, mi dicono che c'è il collegamento da Roma. Buongiorno. Buongiorno, siamo il Liceo delle Scienze Umane James Joyce di Arice, in provincia di Roma. Noi volevamo porle alcune domande. Siamo il Liceo James Joyce di Arice, in provincia di Roma. Volevamo porle alcune domande. Nel corso si della sente, si sente, vai. Conferenza. Ci vedono loro. Vai. Ok, allora nel corso della precedente conferenza il professor Favole ci ha parlato di tre modalità di scambio nelle economie di mercato, il dono e le economie dell'intimità. Lo scambio in rete potrebbe configurarsi come un quarto modello? Sì, facciamo una domanda per volta, va bene. Beh, per certi versi non risponde ai modelli classici. Io volevo porle un'altra domanda. Prego. Fondi. C'è un po' di ritardo. Vai. Non sentono. Vai con la domanda. Rende libera l'espressione per tutte le persone di tutte le società, ma come si può normare l'aspetto negativo della rete, ovvero quello della divulgazione di ideologie contro ragioni e quello della violazione dei fondamentali diritti umani? Ci sono altre domande o rispondo? No. Lo sentono allora. Va bene, allora anche se non li vediamo rispondiamo alla cieca. Per quanto riguarda i modelli indicati da Adriano Favole, possiamo dire che per certi versi il file sharing potrebbe essere più vicino al modello dell'intimità. Però, come dicevo, il fatto che si tratti di beni, e chiamarli beni forse non è neanche la parola giusta, ma di elementi immateriali e quindi riproducibili, beh, forse in questo caso allora necessita di una quarta definizione, perché qui stiamo parlando di beni che pur condividendoli non ne viene una parte piccola a testa, una fettina come la torta, ma ognuno di noi ha la torta intera di quel file.
E per quanto riguarda il discorso della rete, su questo vale per qualunque forma di democrazia. Se in democrazia c'è una libertà di espressione, la libertà di espressione prevede anche idee o ideologie che possiamo ritenere aberranti, terrificanti. Però questo è, eccoci che le rivediamo, se volete, la forza della rete è che può dare voce anche a chi aveva difficoltà a cedere. Pensiamo per esempio, sempre rimanendo, prima facevo il caso delle primarie arabe, alle giovani ragazze blogger in una società dove la donna è fortemente penalizzata. Grazie alla rete sono riuscite a far sentire la loro voce. Lina, alcune di queste blogger sono diventate delle protagoniste premiate. E la rete, come ogni forma di circolazione, se vuole essere democratica non deve porre limiti, e non ponendo limiti ci abbiamo anche il sito del Ku Klux Klan, quello è, e purtroppo fa parte del gioco e delle regole della democrazia. Non dimentichiamo che anche senza la rete Adolf Hitler è stato eletto democraticamente in Germania, non è fatto un colpo di Stato. Quindi questo è un tema che comunque, rete o non rete, c'è. Ci sono altre domande da Roma? Volevo domandare, condividere voleva in qualche modo dire donare, quindi secondo lei cosa ci sta dietro donare? Secondo lei cosa c'è dietro questo dono a livello informatico soprattutto? Cioè un bisogno dovrà pur rispondere, qual è secondo lei? Allora, la condivisione è un po' diversa dal dono, perché il dono rimane un po' quel discorso che se io ti dono qualcosa me ne privo. La condivisione è che invece usiamo tutte e due la stessa cosa. Quindi c'è una leggera differenza. Tutte e due rispondono in qualche modo, in forma diversa, in misura diversa, a un bisogno di creare relazioni. Cioè, se io dono qualcosa a qualcuno, è ovvio che inconsciamente poi mi aspetto che il dono venga ricambiato, e in questo scambio di doni continuo vive la relazione. Lo stesso quando io mi metto in comune i file, in qualche modo cerco relazione. È chiaro che in molti casi sono relazioni deboli, perché per esempio io quando prendo dei file dalla rete non so da chi li prendo. Quando invece però condivido, cioè sono, semmai è una condivisione impersonale, però invece quando condivido informazioni con qualcuno che conosco, questo è un modo per stabilire, rafforzare una relazione. Ha predefinito che noi siamo una società offline e online, però in questi 15 anni che sono passati, quali sono i cambiamenti che sono avvenuti su questa società, che è diventata virtuale adesso? Prima non lo era, adesso lo è. Quali sono i cambiamenti? Sì, non sono convinto che lo sia, lo è un po' di più, usa l'online. Prima non ce l'aveva, ma esattamente come quando è arrivata l'elettricità la si è usata. Diciamo che è chiaro che la tecnologia non cambia solo l'aspetto tecnico delle nostre vite,
cambia anche la percezione che noi abbiamo della realtà. Ti faccio un esempio ancora precedente alla rete. Anzi, vado un po' indietro nel tempo. No, ma non tanto. Prima dei cellulari, i telefoni erano fissi, molto spesso avvitati al muro. Se uno ti telefonava, non ti chiedeva dove sei, perché sapeva, se era stato a casa tua, dove eri, lì, perché il telefono era col cavo al muro, no? Se non rispondevi, pensava, è uscita, e stava tranquillo. Poi qualcuno ha cominciato a complicarsi la vita mettendo la segreteria telefonica, no? Per cui arrivi a casa e c'è qualcuno, ti ho telefonato e non c'è, e devi rispondere. Arriva il cellulare. Ecco, col cellulare intanto cambia, la domanda non è più come stai e dove sei, perché puoi essere ovunque, non solo puoi essere ovunque, ma puoi mentire clamorosamente, dici che sei dove vuoi, che gli altri credano che tu sia. Ma se chi ti chiama non ti trova per un po' di tempo, comincia a sentirsi in ansia, perché la possibilità di essere reperiti sempre e comunque crea un nuovo tipo di rapporto, e se tu non rispondi gli altri si preoccupano. Una volta dicevi, boh, sarà uscito, adesso no. Se tu vai al cinema, stacchi per 2 ore il cellulare, esci e ti esce la lista delle carte perse, uno si sente in colpa. Ecco, prima no, perché quando suonava io ero fuori casa, quindi non lo sentivo. Ecco, per dire come un oggetto, una tecnologia con il cellulare, utilissima, fondamentale, non so mica, figurati se sono cose, però non modifica solo il modo di telefonare, modifica i sentimenti. La rete, allo stesso tempo, modifica il modo in cui questa società si relaziona. La velocità è diventata un dato fondamentale. Io a volte ricevo delle mail, dopo un'ora lo stesso mi dice, ti ho mandato una mail, non mi è... vabbè, non è che io sono sempre lì. Dopo un'ora devi già aver risposto. Una volta, quando uno riceveva una lettera, non è che subito si metteva lì a scrivere. Altra cosa, prendiamo l'esempio delle vecchie lettere, che erano la mezzo di comunicazione. Avete visto, se pensate, le lettere, diciamo, delle generazioni precedenti, allora, chi le scriveva, scriveva con un linguaggio molto formale. Cara cosa, spero che tu stia bene. Cercava di mettere la calligrafia migliore che avesse e di esprimersi con l'italiano più bello che conosceva. Cioè, quell'italiano, l'italiano delle lettere, non era l'italiano parlato. Era un italiano diverso, perché l'italiano scritto è diverso da quello parlato. Noi al nord, a differenza di voi toscani che parlate giusto, non usiamo parlato, il passato remoto, neanche sotto tortura. Lo uso scritto, io non l'ho mai detto un passato remoto a voce. Quindi, perché nei nostri dialetti non c'era. Prendiamo oggi il linguaggio delle email. Il linguaggio delle email è scritto, perché lo digitiamo su una tastiera. Però qual è il tono? Il tono è colloquiale, è dell'oralità. Ciao. Non inizi con caro, deve essere breve, non si fa molta attenzione alla punteggiatura, alle maiuscole, perché tanto l'email, una volta che l'hai letta, la cancelli, mentre invece le lettere una volta si tenevano. Ecco, la comunicazione via web ha creato una nuova forma di linguaggio che nella pratica è scritta, nel contenuto è quasi orale, è un'oralità scritta o una scrittura oraleggiante, chiamala come vuoi, no? Ecco, e si potrebbe moltiplicare altri aspetti. Pensiamo anche al gioco delle identità che uno in rete può anche crearsi, perché appunto non essendoci la percezione, cioè io e te siamo qui, ci vediamo e uno, ciascuno di noi ha una sua percezione dell'altro, ma se non abbiamo la webcam ecco, quindi sicuramente la frequentazione della rete rimodella il modo di comunicare, così come l'SMS crea nuove forme di linguaggio, la X al posto del per, la K al posto del CH, e sono tutti laboratori da cui non si sa che cosa uscirà. Sicuramente usciranno nuove forme espressive. Pensate solo a quanti termini ha introdotto la rete nell'italiano.
cliccare, formattare, googlare, no? Tutti questi verbi che non c'erano fino a qualche anno fa e che oggi sono entrati a far parte, chattare, ecco, questi, la lingua si è arricchita come è sempre successo di fronte a una nuova tecnologia. Porta delle innovazioni che passano attraverso il linguaggio, al modo di comunicare, la rapidità diventa una necessità, magari anche ansiogena, però questo è oggi. Quello che prima si poteva fare in tempi di 3-4 giorni, oggi si suppone che tu lo possa fare nell'arco di mezz'ora, perché devi rispondere, ecco. I tablet fanno sì che uno se lo porti dietro ed è continuamente connesso giorno e notte. Non so se ti ho risposto. Bene. Se non ci sono altre domande, vi ringrazio per la pazienza e vi saluto. Ci vediamo a maggio.